Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da 2 giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa. 18 giugno 1982. Il consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano si è riunito nelle prime ore di ieri pomeriggio e ha deciso il ritiro del potere di firma a Roberto Calvi, con la sospensione di tutti i poteri e la richiesta della nomina di un commissario. Il ministro del Tesoro, dopo un incontro con il governatore della Banca d'Italia, ha deciso di sciogliere gli organi amministrativi del Banco Ambrosiano e il governatore Ciampi ha designato come commissario provvisorio Vincenzo Desario. Le azioni dell'Ambrosiano da oggi saranno sospese dalle quotazioni di borsa. Poco dopo la riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ambrosiano, la segretaria di Roberto Calvi, Teresa Graziella Crocker, si è uccisa gettandosi dalla finestra al quarto piano dello stabile, dove ha sede lo stesso istituto. La donna ha lasciato un biglietto nel quale, riferendosi a Calvi, afferma tra l'altro: «Sia stramaledetto per tutto il male che fa a tutti noi del banco». I membri del consiglio di amministrazione erano arrivati alla sede del Banco Ambrosiano poco dopo mezzogiorno, a bordo di auto blindate che si sono infilate rapidamente attraverso il passo carraio dell'istituto. La riunione è cominciata verso le 12.30. Tra gli assenti, come previsto, l'industriale cementiere Carlo Pesenti, da tempo malato. Al termine della riunione, al Banco Ambrosiano è stato diffuso il seguente comunicato. Il Consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, dopo aver esaminato l'eccezionale situazione determinata da recenti eventi, su proposta del vicepresidente vicario, commendatore Roberto Rosone, ha deliberato, al fine di impedire che possa derivare pregiudizio al banco, agli azionisti, ai depositanti, ai clienti e ai dipendenti, di richiedere, ai sensi dell'articolo 57, primo comma, lettera C, della legge bancaria, lo scioglimento degli organi amministrativi per la conseguente nomina di un commissario. . 21 giugno 1982. Alle 19.30 di venerdì 18 giugno, Londra chiama la questura di Roma. È il commissariato di polizia di Howlill. Uno scrupoloso funzionario informa la squadra mobile che la mattina alle 8 è stato trovato impiccato sul Tamigi un uomo che ha in tasca un documento che risulta rilasciato a Roma ed è intestato a Gian Roberto Calvini, nato il 13/4/1920. Di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. I funzionari di Roma si fanno descrivere le caratteristiche dell'impiccato, pochi i dubbi che non sia il banchiere Roberto Calvi. 2 ottobre 1982. Un altro drammatico episodio nella tormentata vicenda del Banco Ambrosiano. Un funzionario dell'Istituto di Via Clerici, Giuseppe Tommaso Della Ca, originario di Gaggiano in provincia di Milano ma residente ad Alessandria, si è ucciso ieri mattina gettandosi dalla finestra del bagno del suo ufficio, al quarto piano di via Broletto 5 in pieno centro. Da 1 anno e mezzo il dirigente bancario, che aveva la qualifica di vice direttore centrale, soffriva di crisi depressive ed alternava al lavoro lunghi periodi di convalescenza. Lunedì era tornato alla sua scrivania, nonostante il parere contrario dei medici che gli prescrivevano ancora riposo a causa di una sindrome ansiosa. Il nome di Giuseppe Della Ca fino a ieri era sconosciuto alla Procura della Repubblica e non figura fra quelli delle persone implicate nella vicenda Calvi Banco Ambrosiano. La morte del funzionario ricorda la triste fine della segretaria di Roberto Calvi, Teresa Graziella Crocker, 55 anni, uccisasi il 17 giugno scorso gettandosi dal quarto piano delle
l'edificio dove ha sede il Banco Ambrosiano in via Clerici 2, mentre era in corso il consiglio di amministrazione che decise il ritiro del potere di firma di Roberto Calvi. Graziella Corrocchier, come ha lasciato scritto in un biglietto, era esaurita, ma soprattutto indignata per la distruzione dell'immagine del banco, di cui tutti i dipendenti andavano orgogliosi. I primi accertamenti svolti dalla polizia scientifica definirono con cruda precisione lo scenario nel quale si era consumato quel dramma: una sedia davanti alla finestra aperta, con accanto le scarpe in pelle nera, posizionate con cura, una tenda leggermente spostata, alcune impronte digitali e plantari sul davanzale. Quel giovedì iniziò all'alba, con la signora Corrocchier impegnata a preparare il consiglio di amministrazione straordinario che avrebbe avuto inizio alle 13. La si può immaginare indaffarata e meticolosa nel preparare i documenti, gli atti, i resoconti, le cartelline in cuoio pregiato da consegnare ai consiglieri, ma anche in preda ad una profonda frustrazione per quel mondo che le stava improvvisamente crollando addosso. Nel corso di quel consiglio del 17 giugno si consumò quello che le cronache dell'epoca efficacemente avevano più volte definito come uno psicodramma. Il presidente del banco era irreperibile già dalla sera del 10 giugno, in seguito ad una trasferta a Roma nel corso della quale avrebbe cenato anche con Giulio Andreotti. Il 13 giugno i poteri di gestione del banco furono affidati, in base all'articolo 15 dello Statuto Sociale, a Roberto Rosone, il vicepresidente anziano. Lunedì 14 giugno, mentre tutta l'Italia attendeva con la consueta apprensione calcistica la partita del Mondiale con la Polonia, col fischio d'inizio alle 17:15, in via Clerici l'attesa era di ben altra natura. L'Istituto per le Opere di Religione, lo IOR, aveva già informato della sua assoluta intenzione di non fornire alcun tipo di sostegno finalizzato a salvare il banco e di non volere onorare le lettere di patronage concesse a favore di alcune entità panamensi. La situazione economico-finanziaria era di gravissimo deficit. Sarebbe servita con urgenza un'abbondante iniezione di liquidità per far fronte ai numerosi impegni finanziari da assolvere nelle ore successive. I depositi attivi del banco presso le consociate estere risultavano vincolati a causa di presunte garanzie prestate ad entità terze non meglio identificate. Dopo una drammatica sequenza di interventi interlocutori da parte di alcuni attoniti e smarriti consiglieri d'amministrazione, si deliberò di togliere i poteri di firma a Roberto Calvi. Terminato il consiglio, attorno alle 19, mentre l'ufficio stampa stava redigendo il comunicato che ufficialmente avrebbe messo la parola fine all'era Calvi, si sentì un tonfo sordo provenire dalla rampa di accesso ai garage sotterranei del banco. In quel momento Roberto Calvi si trovava a Londra, già dal giorno precedente, dopo un viaggio rocambolesco tra Italia, Jugoslavia, Austria e Svizzera. La mattina del 17 giugno, il Sole 24 Ore aveva dato notizia della sua scomparsa. Alle 23 di quel giorno, saputo del suicidio della sua segretaria, Calvi lasciò la hall del Chelsea Cloister in Sloane Road per una meta sconosciuta. La mattina del 18 giugno 82 il banchiere fu trovato da un fattorino del Daily Express, impiccato con una corda di nylon da ormeggio arancione ad un traliccio posizionato sotto il Blackfriars Bridge. Una tragedia nella tragedia, appunto. Graziella Corrocchier svolse con diligenza mansioni di enorme rilievo all'interno del banco e, secondo i testimoni dell'epoca, fu l'alter ego del presidente Roberto Calvi e, in questa veste, depositaria di tutto quel bagaglio di notizie, anche e soprattutto riservate, che se conosciute avrebbero probabilmente permesso di far luce su di una vicenda tanto intricata e complessa e forse anche sui particolari più controversi e misteriosi dell'omicidio di Roberto Calvi. Dal fascicolo giudiziario relativo a quel decesso, le impronte digitali e palmari sul bordo interno del davanzale non sono state rilevate. Il rapporto del maresciallo Gioacchino Gemelli lo ammette e lo giustifica. Delle impronte presentavano la conformazione perimetrale anatomica di ambo due le mani, ma non la specificità delle figure e delle linee che ne permettono un'eventuale comparazione e quindi identificazione. La rilevanza delle impronte palmari e plantari si desume dalle menzioni contenute negli atti. Sullo stesso davanzale si potevano notare le impronte palmari e plantari della predetta, che appunto ne mette in risalto una dinamica spontanea determinata da una decisa volontà suicida. In maniera più cauta si espressero i periti medico-legali dottor Marco Grandi e Elisa Agnese. I dati circostanziali per parte loro
vieppiù avvalorano l'ipotesi di un suicidio. Si fa riferimento a impronte del palmo delle mani e della pianta dei piedi lasciate sul davanzale, situazioni queste che depongono per un'esplicita volontà dell'atto lesivo. Giancarlo Giobbio, dirigente del servizio immobili del Banco Ambrosiano, dichiarò il 21 giugno, poco dopo le 19, verso le 19.15 circa, il signor Lazzari, anche lui della sicurezza interna, mi informava della disgrazia. Non sono in grado di dire chi è entrato per primo nell'ufficio della Corocare. Il sequestro della borsetta appartenente a Graziella Corocare con il relativo contenuto avvenne in data 29 giugno presso l'ufficio della sede centrale del Banco Ambrosiano, in via Clerici 12. I consiglieri di amministrazione più anziani, che si sono recati nell'ufficio della Corocare alle 18.30 e che in passato avevano svolto funzioni dirigenziali, non furono né identificati né interrogati dal magistrato. Germano Montani si trovava a pochi metri dall'ufficio della Corocare, si è avvicinato e non ha notato la sedia accanto alla finestra, né alcunché sulla scrivania. Interrogato il 29 giugno, dichiarò al magistrato: ho sentito chiudere la porta del bagno situato di fronte al predetto ufficio. Mi sono avvicinato per controllare i telefoni. Non ho notato, come l'ufficio mi chiede, la sedia accanto alla finestra, né alcunché sulla scrivania. Dopo qualche minuto è arrivato su il mio collega Uboldi, il quale mi riferiva dell'accaduto. Ho visto l'ultima volta quella sera la signorina Corocare poco dopo la fine della riunione del consiglio di amministrazione della centrale, verso le 18.50. Non ho notato in lei nulla di particolare. Non mi sembrava eccitata. Normalmente usava portare una borsetta in pelle blu. Si noterà che nella nota scritta a mano la Corocare si associa al consiglio di amministrazione avvenuto ieri, 13 giugno. Un'altra nota firmata fa riferimento al suo esaurimento, ma porta la data cancellata del 7 aprile. È quindi possibile che le note scritte a mano sulla scrivania di cui è il rilievo numero 8 siano state scritte in precedenza e si trovassero nell'ufficio della vittima.